Buon pomeriggio a tutti. Sì, io mi chiamo Ivan Catalano e nella scorsa legislatura ho fatto parte della Camera dei Deputati. Durante il mandato che è durato dal 2013 al marzo 2018 ho fatto parte di diverse commissioni all'interno della Camera dei Deputati, tra cui la Commissione Trasporti, la Commissione Lavoro, Questioni Regionali, ma anche la Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito e i vaccini. La commissione d'inchiesta questa in particolare è arrivata alla quarta edizione, quindi questa è stata la quarta legislatura che di volta in volta ha rinnovato il suo mandato, ed è una commissione che è nata con un preciso scopo, ovvero ricercare quali erano le cause per le quali i militari, quindi il nostro contingente che andava nelle missioni all'estero, tornava in patria e si ammalava. Nel corso del decennio che ha visto poi il susseguirsi di queste commissioni d'inchiesta, si è riusciti a indagare quali che erano le cause fondamentali, e alla fine, quella che è stata la penultima, e in questa in particolare, siamo riusciti a identificare anche quella che poteva essere un'ulteriore causa, che era quella derivante dalle vaccinazioni. Come potete vedere, la commissione d'inchiesta in questa legislatura si è occupata di diverse cose, non si è occupata solo di vaccini, perché alla fine del decennio di indagini che le commissioni hanno fatto, i parlamentari che mi hanno preceduto sono riusciti a fare una ricognizione di quelle che erano le cause principali per le quali i militari si ammalavano, e che erano principalmente l'inquinamento presente nei poligoni di tiro, il munizionamento con uranio impoverito usato nei territori, nei teatri di guerra, ma anche in alcune esercitazioni, la profilassi vaccinale, zone d'Italia che venivano frequentate dai nostri militari in addestramento, oppure per mansioni, come ad esempio nel Monteveda c'era una stazione radio dove c'era presente un inquinamento da radio naturale, l'esposizione all'amianto, come ad esempio nelle navi o in alcuni arsenali, e così via. Un insieme di fattori che alla fine della carriera del militare portavano all'insorgenza di malattie per le quali questi militari si ammalavano. Durante gli anni, all'inizio, le commissioni si interrogavano su un particolare, ovvero il perché i militari che andavano in missione tornavano a casa malati, ma dopo diversi anni, dopo aver analizzato diversi dati raccolti dal Ministero della Difesa, quindi gli osservatori epidemiologici, quello che hanno notato è che non erano solo i militari che andavano all'estero che si ammalavano, ma erano anche quelli che rimanevano in patria, che quindi in missione mai ci andavano. Questo è stato un dato che a un certo punto ha destato molta curiosità, perché la causa principale che tutti si erano dati per il motivo per il quale i militari si ammalavano era l'utilizzo di munizionamento con l'uranio impoverito e l'inquinamento del teatro di guerra. Quindi non si riuscivano a spiegare come mai invece anche i militari che rimanevano in patria invece avevano le stesse malattie che poi riportavano quelli che andavano nel teatro di guerra. Questa commissione ha avuto dal Parlamento nel 2015 il mandato di occuparsi di tutte le questioni che vi ho detto, e in particolare sul tema dei vaccini, che è stato il tema che mi è stato affidato dal Presidente Scanu in questa edizione. Ha avuto il mandato di occuparsi del rischio intrinseco legato ai vaccini e alla profilassi vaccinale che poteva essere con causa delle malattie dei militari. Andiamo avanti. La Camera dei Deputati ha detto alla Commissione di esaminare l'aspetto del militare come se si trattasse di un lavoratore. Perché questa cosa? Perché quando si studiano le motivazioni per le quali un lavoratore si ammala sul posto di lavoro, quello che si fa è un'analisi dei rischi. Si sente molto parlare della valutazione dei rischi sull'ambiente di lavoro e l'analisi del rischio per quelle che sono le azioni di prevenzione da mettere in campo. Per quanto riguarda i militari, questa commissione ha deciso di occuparsi di loro come se fossero dei lavoratori tradizionali, come se fossero dei lavoratori civili. Questo perché nell'ambito militare la valutazione dei rischi per ogni singola mansione che un militare svolge non era un qualcosa che era entrata nell'ottica, perché l'interpretazione del decreto, quello sulla valutazione dei rischi nell'ambito lavorativo, nel campo militare era di difficile interpretazione. E quindi abbiamo deciso di adottare questa strategia, questo tipo di visione, per andare a vedere quali erano effettivamente i rischi, e quindi fare un'attenta valutazione dei rischi che potevano condurre i militari ad ammalarsi. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono stati due i rischi fondamentali che la Commissione ha individuato e che comunque erano stati i mandati
che il Parlamento gli aveva dato. Il primo era legato alle modalità di somministrazione di questi farmaci, perché se non si somministra il farmaco in modo corretto, il rischio di incorrere una reazione avversa o comunque una patologia era alto. E in più, il secondo mandato era quello di esaminare il rischio intrinseco al farmaco, perché il farmaco dentro al farmaco ci sono dei componenti che possono essere tossici oppure pericolosi, e questo rischio nessuno l'ha mai considerato. E quindi alla Commissione è stato chiesto di fare un esame sulle componenti di questi farmaci. Può sembrare una contraddizione che il Parlamento dà mandato a se stesso con una commissione di esaminare il contenuto dei vaccini e poi invece passa all'approvazione di una legge che dice di usarli senza fare analisi, però questa contraddizione all'inizio della legislatura non era così ben marcata, si è marcata poi quando alla fine siamo arrivati alla conclusione finale che poi vedrete. Andiamo avanti. La Camera non ha chiesto alla Commissione di partire da zero, ha chiesto di partire da quelle che erano le risultanze di ciò che le commissioni passate avevano già prodotto. Come vi dicevo, l'aspetto dei vaccini non è stato l'aspetto che è stato affrontato marginalmente solo dall'ultima commissione, ma è sempre stato analizzato anche dalle precedenti, soltanto che nelle precedenti commissioni era un aspetto marginale che non era stato messo palesemente, ad esempio, anche nel titolo della commissione, oppure palesato all'esterno nelle relazioni, ma era stato un fattore analizzato marginalmente perché ancora non si capiva come questo fattore poteva influenzare la malattia dei militari. Poi pian piano, quando alcuni studiosi si sono aggregati alla commissione come consulente e quando si è cominciato ad ascoltare testimonianze di militari, raccolte documentazione clinica sui loro procedimenti di rivalsa nei confronti del Ministero, allora si è capito che forse i vaccini, le vaccinazioni in qualche modo c'entravano. Quando a un certo punto è iniziato nel 2004 lo studio Signum, nello studio, nell'elaborazione di questo studio, i ricercatori sono arrivati a delle conclusioni importanti, ovvero che le vaccinazioni c'entrano, ma non sono l'una causa, ovvero nell'affrontare a 360 gradi quelli che sono i fattori che possono portare i militari ad ammalarsi, non si può più parlare di un nesso di causa diretto, ovvero quella cosa che si cerca a tutti i costi per spiegare perché una malattia deriva da una causa. Ma quello di cui si deve parlare è di una concausa, ovvero tutti i fattori di rischio che il militare subisce durante la sua attività di carriera conducono alla malattia che poi ha contratto. E il principio che il progetto Signum ha affermato è il principio della multifattorialità. È un principio molto importante perché spesso, come vi dicevo, quando si cerca di capire qual è la causa ci cerca un nesso diretto. Ma nel caso in cui non si riesce a individuare un fattore solo perché i fattori di rischio sono molteplici, il principio da usare è il principio della multifattorialità. Andiamo avanti. In particolare, che cosa ha detto il progetto? Cosa ha detto al termine della conclusione del progetto la terza commissione d'inchiesta? Ha detto che sulla base di quelle risultanze lì, per evitare il maggior numero di rischi derivanti dalla profilassi vaccinale e dai vaccini, occorre utilizzare il principio di precauzione. E lo dice in modo chiaro. Dice che non si può somministrare una profilassi vaccinale al corpo militare in modo così indiscriminato, perché ogni caso è particolare. Ora dovete capire che il corpo militare è un corpo che mediamente è composto da 300.000 unità e si mantiene costante su questo numero, e all'atto dell'arruolamento ogni militare deve affrontare un percorso di idoneità all'arruolamento, quindi ha un percorso di idoneità anche fisica dove viene controllato lo stato di salute. E all'inizio dell'arruolamento nessuno controlla se un militare effettivamente è idoneo alla sottoporsi alla vaccinazione. Quello che si fa tuttora è quello di verificare al momento della vaccinazione se il militare ha qualcosa da dire, se ha un'anamnesi familiare che gli impedisce di ricevere una somministrazione vaccinale. Quello che ha detto nella passata commissione è stato appunto quello di dire: il militare non può essere sottoposto a vaccinazione previa un'anamnesi accurata e mirata specifica della sua condizione di salute. Questa anamnesi però era un'anamnesi che non veniva fatta con degli esami richiesti dal Ministero della Difesa al militare, ma era un'anamnesi passiva, ovvero il militare racconta quello che sa della sua salute, quindi se è allergico a qualche componente, se ha avuto una storia in famiglia di reazioni avverse ai farmaci, ai vaccini, se ha avuto in famiglia dei problemi di tumori,
sia malati, autoimmuni e così via. Se ha delle palesi manifestazioni di allergia a un componente particolare, ad esempio la formaldeide, è uno di quei componenti che il Ministero della Difesa chiede al militare se ha avuto, se ha una storia, un'analisi rispetto a questo componente. Dopodiché cosa hanno detto? Ha detto che il militare, prima di sottoporsi alla vaccinazione, deve esprimere il suo consenso informato tramite un modulo di consenso. Quel modulo di consenso è il modulo che viene posto alla fine dell'analisi, dove il militare firma e dice: ok, mi sono stati presentati tutti i rischi, tutti i benefici, io accetto la vaccinazione. Ora qui c'è un pochettino di contraddizione all'interno del corpo militare, perché abbiamo anche avuto testimonianze del fatto che non è che un militare può così opporsi facilmente alla somministrazione della profilassi vaccinale. Gli viene chiesto di firmare il consenso informato, ma il consenso informato, come ci è stato raccontato, non è che se non lo firma tutto ok, allora si può andare avanti così. Se non lo firma, il militare veniva in qualche modo, poteva venire accusato di disobbedienza e quindi andare incontro a quelle che sono le sanzioni disciplinari previste dal codice dell'ordinamento. Quindi c'era questa acquisizione del consenso informato, ma era più che altro un aspetto burocratico, fino a che noi siamo intervenuti con questa commissione. Dopodiché, a conclusione dei lavori della passata commissione, si era raccomandato al governo l'adozione di un rigido protocollo per la somministrazione di questi farmaci. Un rigido protocollo dove c'era proprio l'elenco di tutte le passaggi passo passo da fare per evitare problemi con la somministrazione. Andiamo avanti. Alla fine del progetto Signum, quello che si è concluso anche abbinando quelli che erano i risultati del professor Nobile sulla brigata Folgore, che era una brigata particolare su cui quel professore ha svolto un'analisi epidemiologica, cosa ha detto Signum sui vaccini? Ha detto che andare oltre la somministrazione contemporanea di più di 5 vaccini monovalenti e monodose poteva creare uno stress ossidativo del DNA. Quindi la raccomandazione principale che poi è stata tradotta in termini concreti era quello di non possiamo dare al militare i polivalenti, i multivalenti, fino a 5 si può, oltre il quinto non si possono dare. Andiamo avanti. Quindi queste sono la base di partenza da cui la quarta commissione è partita nelle sue indagini. Il lavoro della commissione si è diviso in due parti. La prima parte è andata dal 2015 al luglio del 2017 e si è conclusa con una relazione intermedia, dove abbiamo esaminato prevalentemente l'aspetto riguardante la somministrazione dei vaccini, e nella seconda parte, che va dal luglio 2017 al 7 febbraio del 2018, quella riguardante ai componenti e alle conclusioni definitive sul tema della vaccinazione. In questa prima parte della relazione intermedia abbiamo raccolto abbiamo audito tutte le persone, tutti i militari malati che avevano delle storie di danni da vaccino in commissione, abbiamo audito le autorità, quindi AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Osservatorio Epidemiologico della Difesa, i capi della sanità militare, tutte le varie, abbiamo audito i medici competenti, i medici di tutte le forze, armate, carabinieri, esercito, eccetera. Abbiamo raccolto tutta la documentazione clinica possibile, abbiamo raccolto tutta la documentazione giuridica di chi aveva fatto ricorso al Ministero e abbiamo cominciato a trarre le prime conclusioni da quelle che sono state queste esperienze. Andiamo avanti. Quello che abbiamo scritto è una serie di raccomandazioni. Queste raccomandazioni qui sono state, pubblicate in contemporanea alla pubblicazione del decreto Lorenzini in Gazzetta Ufficiale. Come vediamo, la prima conclusione che abbiamo pubblicato è quella che nell'ambito militare, noi pensavamo che trattandosi di una profilassi militare, che i vaccini che venivano utilizzati per questa profilassi fossero particolari, fossero realizzati dal Ministero della Difesa in house, oppure fossero realizzati secondo protocolli diversi, quindi che questi farmaci non fossero gli stessi che troviamo nell'ambito civile. Invece quello che abbiamo comunque non tanto scoperto ma confermato è invece il contrario: i farmaci che vengono usati nella profilassi militare sono i medesimi che ci sono nella profilassi civile,
banalmente perché dal momento in cui in Europa con l'autorità europea per la regolamentazione dei farmaci e con la nascita dell'AIFA, che è l'equivalente nazionale del nostro paese, tutti i farmaci per venire messi in commercio devono passare dall'autorizzazione di questa autorità e quindi tutte le regole antecedenti che davano la possibilità al Ministero della Difesa di procurarsi, di prodursi i vaccini in house senza autorizzazione sono decadute tutte, quindi tutti i vaccini utilizzabili sono solo quelli autorizzati all'emissione in commercio nell'ambito civile. Quindi le varie infermerie, i vari presidi sanitari e militari possono approvvigionarsi di farmaci soltanto nel mercato, quindi i farmaci sono gli stessi. Il che vuol dire che l'analisi che noi abbiamo fatto per i militari è mutuabile per il civile, perché i farmaci sono gli stessi. Poi abbiamo detto che dai primi documenti raccolti occorre che al militare vengano fatti degli esami prevaccinali, che non sono soltanto quelli di chiedere alla persona se ha delle allergie, ma sono proprio esami da prescrivere per controllare il suo stato del sistema immunitario, per controllare se ha delle ipersensibilità. Questo perché nei racconti che ci sono stati fatti dei militari malati, alcuni di loro avevano documentato delle predisposizioni o un sistema immunitario compromesso, eppure la vaccinazione gli era stata fatta comunque. E dopo che gli è stata fatta la vaccinazione è arrivata la patologia o l'aggravamento della patologia tumorale che avevano in atto. C'è stato un caso in cui un militare aveva un tumore in corso, è stato vaccinato con un tumore in corso e il tumore ha progredito in maniera ancora più veloce rispetto a quello che era la progressione naturale e magari si poteva anche salvare perché era ancora in una fase iniziale. Poi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che occorre un monitoraggio post-vaccinale e di due tipi. Il primo è per verificare effettivamente se il farmaco funziona, perché la profilassi vaccinale militare non è fatta con lo scopo di creare una immunità di gregge. La profilassi vaccinale militare obbligatoria è fatta per abbattere un rischio nel militare, che è quello di contrarre la malattia, la stessa malattia per la quale si vaccina, nel teatro di guerra, quindi per farla andare in quel teatro lì immunizzato rispetto a quella patologia lì e quindi per non fargliela contrarre lì. Se dopo la vaccinazione il militare non risulta essere immunizzato, non solo non gli hai abbassato quel rischio di contrarre, ma rischi che poi lui effettivamente si ammali oppure gli hai somministrato un farmaco che gli ha abbassato il sistema immunitario, che magari gli ha creato una reazione avversa latente, lo mandi in teatro di guerra non immunizzato e quello che succede è che può contrarre una patologia ancora più grave. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che innanzitutto bisogna controllare che il militare effettivamente sia immunizzato e poi occorre controllare gli effetti e le reazioni avverse che questi farmaci hanno sui militari. Perché? Perché la sanità militare ci ha confermato che le uniche reazioni avverse che vengono monitorate sono quelle che accadono nelle prime 48 ore. Dopo le 48 ore non c'è sorveglianza sostanzialmente. E allora cosa abbiamo detto? Siccome le principali patologie, le principali reazioni avverse non avvengono nelle 48 ore, nelle 48 ore avvengono quelle più semplici, se non in alcuni casi quelle più complesse, ma quelle più, diciamo, più importanti a livello epidemiologico succedono dopo le 48 ore, accadono dopo mesi, se non dopo anni, in alcune dopo decenni. Quindi mentre il militare va e progredisce nella sua carriera, occorre monitorarlo periodicamente per capire qual è il suo stato di salute. E quindi abbiamo detto che occorre fare un monitoraggio post-vaccinale con la farmacovigilanza attiva. Poi abbiamo detto la raccomandazione di Sigmund, quindi quella di non sottoporre la vaccinazione a un polivalente con più di 5 vaccini, è stata rispettata. Non abbiamo avuto modo di in quel momento verificarla perché ancora stiamo aspettando della documentazione, però abbiamo detto occorre rimarcare che quella prescrizione va rispettata. Abbiamo detto vanno usati i vaccini monodose e monovalenti, che non sono due sinonimi. Monodose e monovalenti non sono due sinonimi. Monodose vuol dire che nella siringa del vaccino c'è l'esatta quantità di dose da iniettare nella vaccinazione. Monovalenti vuol dire che nel vaccino c'è si vaccina per una sola malattia, non per più malattie contemporaneamente. Perché abbiamo rimarcato il discorso del monodose? Ormai siamo abituati tutti a vedere la siringa pronta che viene aperta dal medico e usata al momento dell'iniezione, ma prima, quando ancora il mercato non aveva dato a disposizione questo tipo di monodose, si usava un contenitore pluridose di farmaco, dove il medico con la siringa andava a prelevare
la dose che serviva per fare la vaccinazione. Questo cosa causava? Causava che se la confezione, se il contenitore veniva riposto e veniva lasciato fermo nel tempo e poi non veniva adeguatamente agitato prima dell'uso, le componenti più pesanti all'interno della soluzione del farmaco andavano sul fondo. Questo voleva dire che l'ultima dose di vaccino era quella che si beccava tutti i componenti più pericolosi, tutte le componenti più pesanti. E il caso vuole che alcuni militari malati avevano proprio preso quella dose, l'ultima dose, si ricordavano di aver preso l'ultima dose di quelle boccette lì. Fortunatamente quel tipo di farmaco, quel tipo di pluridose non viene più prodotto, però abbiamo deciso di rimarcare la raccomandazione perché non si sa mai se in un futuro decidono di reintrodurre un dosaggio di questo tipo. Poi abbiamo detto, abbiamo avuto diversi racconti che ci hanno preoccupato un po'. Uno tra tutti è quello di un medico militare che in commissione è venuto a raccontarci di come una volta in missione gli è capitato di ricevere un militare dall'Italia che era stato appena trapiantato. Aveva appena subito un trapianto ed era stato mandato in missione. È venuto a raccontarcelo perché? Per segnalarci un problema. Ovvero che come è potuto succedere che un militare che ha appena subito un trapianto poteva venire mandato all'estero in missione quando in Italia doveva esserci un medico che doveva dire se era idoneo o meno alla partenza? Com'è possibile che quel controllo medico è sfuggito, che qualcuno ha bypassato quel controllo medico? Il motivo è che un ordine di servizio militare prevale l'autonomia del medico e questo è un problema che noi abbiamo riscontrato ed è essere molto grave, perché quel militare lì, come facciamo noi a sapere se oltre ad aver avuto il permesso per andare in missione dopo aver subito il trapianto, come facciamo a sapere se è stata fatta anche la profilassi vaccinale su quella persona appena trapiantata? E se non gli è stata fatta, che responsabilità aveva quel medico di mandare questa persona appena trapiantata in un teatro di guerra ad esporla dei rischi di quel teatro di guerra nelle condizioni in cui era, di avergli fatto o non avergli fatto la profilassi vaccinale, quindi avergli dato altri rischi, oppure non averlo, diciamo, tutelato dei rischi di contrarre la malattia sul teatro di guerra? Quindi quello che abbiamo voluto dire è: siccome un ordine di servizio può prevalere l'autonomia del medico quando il medico è scelto nella gerarchia militare, allora occorre togliere dalla sanità militare la profilassi vaccinale. Togliamola, affidiamola a qualcuno che non ha questo tipo di subordine alla gerarchia militare. L'abbiamo individuata nel Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo anche ultimamente il Servizio Sanitario Nazionale soffre dello stesso problema. Il medico è in subordine alla circolare dell'ordine. Se non rispetta la circolare dell'ordine viene radiato dall'ordine stesso e impediscono di lavorare. Quindi anche oggi questa raccomandazione qui è un po' caduta perché il medico civile soffre degli stessi problemi del medico militare. Dopodiché abbiamo detto, c'è un altro problema. Quando un militare malato decideva di fare un ricorso, di far valere i suoi diritti e quindi di citare in giudizio il Ministero della Difesa, quello che succedeva è che non riusciva ad avere la documentazione in merito al suo libretto vaccinale. Questo perché? Perché i dati sanitari del militare sono dati tutelati dal segreto, quindi sono dati che sono sensibili, sono dati che in qualche modo sono equiparabili a dei dati di una strategia militare, qualcosa che tu, se venissero in mano a una controparte avversaria, potrebbero capire in che condizioni è il tuo esercito. Quindi sono dati che il Ministero della Difesa tiene per sé e non divulga nemmeno, e non dà nemmeno al militare se ne fa richiesta o se ne è suo diritto, non glielo dà perché sono veramente posti sotto segreto. Tant'è che la carta multiservizi della difesa, che viene utilizzata dalla difesa in analogia a quello che è il fascicolo sanitario elettronico, non dà diritto al militare di ottenere questi dati qua, ma dà diritto al Ministero della Difesa ad usare i dati del sanitario del militare per fare semplicemente statistiche interne ai propri osservatori. Quindi che cosa abbiamo detto? Siccome i militari fanno fatica ad avere questi dati, quando li hanno scoprono che sui libretti vaccinali in possesso del Ministero le date sono sbagliate, i lotti non sono scritti, i vaccini non sono indicati e quindi il materiale è scritto in modo superficiale, abbiamo detto che tutto quello che accade, tutta la profilassi vaccinale, quello che viene fatto e viene tutti gli esami, gli accertamenti, ciò che viene dichiarato dal militare deve essere archiviato digitalmente in un'anagrafe vaccinale che poi possa venire consultata in modo elettronico col fascicolo elettronico
civile, ma anche quella carta multiservizi della difesa da parte del militare e da parte dei medici che hanno in cura questa persona, sia nel più civile che militare, qualora dovessero avere la possibilità. Quando noi abbiamo fatto questa raccomandazione, non intendavamo l'anagrafe vaccinale che poi è stata messa nel decreto Lorenzin, perché quell'anagrafe vaccinale è una schedatura. Questa invece è un qualcosa a garanzia della possibilità per il militare di poter avere i dati che gli servono per poter rivalersi in caso di danno. Quindi l'intento era completamente opposto. Poi cosa è successo? Che prima della pubblicazione di questa relazione intermedia, il Ministero della Difesa ha rappresentato in Commissione Difesa una modifica del codice dell'ordinamento militare che praticamente istituzionalizzava, diceva per legge che se tu non facevi la profilassi vaccinale obbligatoria tu militare ti opponevi, venivi accusato di diserzione. Lo aveva messo nero su bianco con una proposta di legge, con una proposta di modifica del codice dell'ordinamento militare da inserire nel decreto di riordino della normativa del settore. Cosa abbiamo fatto? Se quella norma fosse stata approvata, l'intero lavoro della commissione d'inchiesta sarebbe diventato inutile, perché chi sarebbe venuto mai a parlarci, chi sarebbe venuto a documentare un fatto, un problema, se poi era possibile di venire accusato di diserzione, oppure chi si sarebbe permesso di disobbedire alla profilassi vaccinale perché sapeva che aveva un problema di salute ma veniva ignorato dalla commissione medica militare. Nessuno sarebbe venuto a raccontarci queste cose qua. Quindi abbiamo deciso di intervenire e fortunatamente siamo riusciti a impedire al Ministero della Difesa di introdurre questa norma nel codice dell'ordinamento militare. Quindi oggi non può venire accusato nessuno di diserzione se si rifiuta di fare la profilassi vaccinale. Probabilmente non verrà affidata a lui la mansione o semplicemente non verrà o arruolato oppure non verrà mandato all'estero, gli verrà fatto fare qualcosa che non prevede la vaccinazione. Quindi abbiamo fatto questa cosa qui e siamo riusciti a proporre invece una norma dove si prevedeva il riesame completo della profilassi vaccinale con un'attenta valutazione dei rischi, che partiva sia dalla valutazione dei rischi della profilassi, ma anche dalla valutazione dei rischi se effettivamente quella malattia era ancora un pericolo per il militare, se la malattia del teatro di guerra era ancora presente, se c'era un rischio effettivo e se il beneficio della vaccinazione non fosse inferiore al rischio derivante dalle possibili reazioni avverse che la vaccinazione poteva produrre. Quindi, dopo la pubblicazione di questa relazione intermedia, c'è stata discussione alla Camera e al Senato del decreto Lorenzin e i lavori sono stati ripresi poi a settembre dello stesso anno. In questa seconda fase, come vi ho detto prima, abbiamo già esaurito il discorso dell'analisi della somministrazione, quindi dei rischi sulla somministrazione, avevamo da concludere il lavoro sui componenti di questi farmaci, di che cosa dovevamo capire, da che cosa erano composti questi farmaci. Per arrivare a questo tipo di indagini noi avevamo semplicemente due strade percorribili. La prima era quella di fare l'ispezione a sorpresa nelle varie infermerie della sanità militare, andare lì, prendersi la boccettina del vaccino, andare nel laboratorio e fare delle analisi. La seconda invece era quella di chiedere ai diretti interessati la documentazione tecnica che proprio illustrasse con il nome del componente e quantità cosa c'era dentro. Andiamo avanti, la slide. La prima soluzione l'abbiamo scartata, perché andare a prendere, fare un'ispezione a sorpresa nella sanità militare praticamente per una commissione d'inchiesta è praticamente impossibile, perché prima ancora che noi pensiamo di andare il Ministero della Difesa sa già dove vogliamo andare, perché chiaramente è ovvio che non ci sono segreti. E quindi era del tutto inutile andare a fare delle ispezioni, e poi qualora avessimo preso anche dei vaccini sono talmente tanti e il costo per un'analisi con l'ampio spettro di questi vaccini è talmente alto che avrebbe esaurito il budget della commissione per tutta la sua durata, quindi non c'è stato possibile fare questo tipo di analisi. Allora andiamo avanti, siamo andati verso l'altra soluzione, quella di chiedere all'autorità di darci la documentazione tecnica di descrizione proprio di cosa c'è dentro il farmaco. È quello che abbiamo fatto, andiamo avanti. È quello di cominciare a chiedere questa documentazione già nella primavera del 2016. Noi abbiamo
quello che pensavamo è che chiedendola ad AIFA, abbiamo chiesto sia all'Istituto Superiore di Sanità che ad AIFA, ma l'Istituto Superiore di Sanità non ha competenza perché non è un ente che vigila sui farmaci, mentre quell'ente che ha competenza è l'AIFA. Abbiamo pensato, dato che AIFA autorizza l'emissione in commercio nel nostro paese dei farmaci, dovrebbe già detenere nei suoi archivi il dossier tecnico del farmaco. È un ragionamento ovvio, no? Se ne autorizza la commercializzazione, il dossier dovrebbe averlo. Quindi abbiamo pensato, facciamo una richiesta ad AIFA nella primavera del 2016, nel giro di qualche mese queste documentazioni ce la dovrebbe dare, perché la profilassi si conosce, i farmaci che vengono usati si conoscono, ed è facile fare un CD con i dossier del viaggio. Quello che è successo invece è che il dossier ci è arrivato un anno e mezzo dopo. Questo vuol dire che le nostre preoccupazioni che vedevano AIFA non detenere questi dossier cominciavano a essere, come dire, riscontrate da un dato di fatto. Quando poi abbiamo letto la documentazione che ci è stata inviata, tra le documentazioni c'erano anche le risposte delle case farmaceutiche alle richieste di AIFA. E le risposte delle case farmaceutiche erano: vi mandiamo i documenti che ci avete chiesto. Quindi se AIFA ha chiesto alle case farmaceutiche i documenti, vuol dire che non li aveva. E quindi è per quello che abbiamo dovuto aspettare un anno e mezzo per avere questi documenti, perché ha dovuto raccogliere oltre 44 vaccini differenti, con 3 o 4 produttori differenti, con valutazioni se il vaccino era ancora in commercio o meno, quindi andare a reperire la documentazione del tempo e così via. Quello che abbiamo fatto però è, non potevamo esaminare tutti i 44 i vaccini, perché alcuni non erano più in commercio, quindi analizzare sarebbe stato uno spreco di tempo, perché non essendo più in commercio la critica che ci avrebbero fatto è: ok, ma quello è passato, non è più il presente, cosa avete fatto? Un'analisi su un passato? Noi cercavamo risposte nel presente. E quindi abbiamo detto, analizziamo soltanto la documentazione di quei vaccini che ancora attualmente sono autorizzati all'emissione in commercio, e questi furono 26. Questi 26 però insieme accumulavano una quantità di documentazioni pari a quasi 1000 pagine. Quindi la documentazione ci è arrivata a metà novembre 2017 e il Parlamento è stato sciolto poi da Mattarella a dicembre del 2017, quindi abbiamo avuto un mese e mezzo per lavorare su questi dati, perché poi dopo lo scioglimento delle Camere le commissioni di inchiesta cessano di lavorare e possono soltanto lavorare sulla redazione finale. Andiamo avanti. Quindi questa è la profilassi militare. Di alcuni di questi vaccini non c'è stata data nemmeno il nome del farmaco che viene usato per farlo. Ad esempio, le ultime, quelle che vedete in diretto, la vaccinazione contro agenti biologici critici, che non sappiamo quali sono questi agenti biologici critici, la cutireazione tubercolinica e la chemioprofilassi antimalarica, sono tre vaccinazioni per le quali non sappiamo che farmaco viene usato, perché non c'è stato detto. Noi sappiamo che comunque lo sanno, perché se lo fanno lo sanno, però noi non ce l'hanno detto, non abbiamo avuto questa documentazione, quindi non lo sappiamo. Le altre invece sono vaccinazioni che sono sovrapponibili a quelle civili, in una prima parte, e in una seconda parte invece sono specifiche per il teatro di guerra dove il militare va, che sono anche qui simili a quelle che un civile farebbe se andasse negli stessi territori, però in questo caso sono obbligatorie perché il militare ci andrà prima o poi in missione, quindi gliele fanno tutte. Notare che qui la vaccinazione antinfluenzale è obbligatoria. Andiamo avanti. Ora, con questa mole di informazioni, che cosa ha fatto la commissione? Che cosa ha fatto il gruppo che coordinavo di consulenti? Ha deciso di seguire 4 filoni di indagine, perché la documentazione era tanta e non potevamo esaminarla tutta, non avevamo molto tempo a disposizione. Quindi abbiamo deciso di concentrarci su 4 filoni, che sono la determinazione dei componenti, la determinazione dell'ipersensibilità, delle possibili valutazioni prevaccinali e poi delle reazioni avverse e degli eventi avversi censiti dalle case farmaceutiche. Abbiamo seguito un principio fondamentale, ovvero trattare l'intera profilassi come se fosse un solo farmaco. Questo perché? Perché quando si fa l'obiezione del tipo il farmaco contiene una dose eccessiva di alluminio, o di un altro componente, l'autorità ti dice no, io ho autorizzato quel farmaco lì perché il contenuto di quell'elemento era sotto la soglia di sicurezza. E allora ci siamo chiesti, ok, il singolo farmaco preso una volta sola rispetta i limiti di sicurezza e di soglia, ma quando io ho 26 farmaci
e per ogni farmaco io ho 2 o 3 dosi. A che livello arriva quell'elemento lì? È ancora sotto la soglia di sicurezza, perché alla fine infatti queste vaccinazioni gliele fanno tutte. Quindi non è un solo farmaco che gli viene, non è una sola vaccinazione che gli viene fatta, ma sono più vaccinazioni ripetute e in breve tempo. Quindi la totalità di quel singolo elemento sommato per tutte le volte che gli è stato inoculato è ancora sotto la soglia di sicurezza? Questa è la domanda principale e del metodo che abbiamo usato. E quindi con questo metodo abbiamo esaminato, abbiamo fatto una matrice di tutti i componenti censiti, facendo diciamo un calcolo minimo e massimo, facendo delle combinazioni di somministrazioni di farmaci, perché non sappiamo effettivamente qual è il farmaco usato, perché ogni singola infermeria può scegliere in base al farmaco che trova in commercio in quel momento lì. Quindi abbiamo fatto la soluzione più bassa e la soluzione più alta in base alla quantità degli elementi che ci sono dentro. Poi lo stesso lavoro l'abbiamo fatto considerando l'intera profilassi come un unico farmaco per quanto riguarda l'ipersensibilità, quindi come se la casa farmaceutica per tutti i farmaci ti dicesse quali sono le ipersensibilità da controllare, quali erano le precauzioni d'uso e quindi le verifiche prevaccinali da mettere in campo prima della somministrazione, e alla fine quali sono gli effetti collaterali che può subire il militare al termine di tutta la profilassi, non per il singolo vaccino che è stato inoculato. Andiamo avanti. Quindi partendo dai componenti, i componenti sono stati divisi in 4 categorie, adiuvanti, recipienti, contaminanti e conservanti. Gli adiuvanti sono degli elementi che dei composti che vengono associati all'antigene per far rispondere il sistema immunitario all'antigene stesso, perché non sempre il vaccino da solo con l'antigene porta a una reazione del sistema immunitario, e nel caso dei vaccini analizzati nella profilassi vaccinale l'unico adiuvante utilizzato per tutti i vaccini che abbiamo visto è stato l'alluminio in queste 4 forme. Quando siamo andati a trovare il minimo e il massimo della presenza di alluminio al termine della profilassi vaccinale, la forbice diciamo, di minimo e massimo andava da un minimo di 3 mg a un massimo di circa 8-8,5 mg. Il limite che l'EMA ha dato e che ci ha comunicato molto tempo dopo la pubblicazione della relazione è di 1,25 per il vaccino, diciamo, il limite di sicurezza è 1,25. Questo vuol dire che 3 è già sopra 1,25. Ma quanto questo 3 o questo 8 effettivamente ci può indurre a pensare che la quantità di alluminio è pericolosa per la persona? Per fare questo tipo di analisi siamo andati a verificare nella letteratura scientifica se c'era qualche studio fatto sull'alluminio e le conseguenze che l'alluminio può provocare nell'essere umano. Quello che abbiamo trovato è uno studio fatto su bambini dagli 0 ai 15 anni per quanto riguarda il discorso dell'autismo. Quello che è emerso da questi studi è che andando a verificare quanta presenza c'è di alluminio nel cervello di questi bambini, hanno riscontrato una concentrazione che alla fine, facendo dei calcoli, dà un valore compreso tra quella soglia di 3 e di 8 mg di alluminio. Quindi quando abbiamo fatto questo conto abbiamo detto non possiamo affermare con certezza che il nostro conto è corretto, ma possiamo dire che c'è un campanello d'allarme sull'alluminio. Quindi l'alluminio è qualcosa da attenzionare con particolare attenzione, per non fare un gioco di parole. Andiamo avanti. Quindi poi siamo passati ai contaminanti. I contaminanti sono degli elementi che si trovano nel farmaco non per volontà del produttore, ma perché la procedura di realizzazione del farmaco lo mettono a contatto con metalli, plastiche o altri tipi di solventi o agenti di questo tipo, che nonostante vengano puliti con delle procedure di pulizia rimangono comunque in traccia all'interno del farmaco. Di questi, anche con i contaminanti li abbiamo fatto un minimo e massimo, e abbiamo anche verificato tra questi contaminanti quelli che erano noti alla comunità scientifica come elementi tossici e noti alla comunità scientifica come elementi che potevano causare reazioni avverse, come ad esempio le allergie. Andiamo avanti. Stesso lavoro abbiamo fatto con gli eccipienti. Gli eccipienti sono quelle sostanze che vengono messe nella soluzione del farmaco per trasportare invece il principio attivo, quindi l'antigene. Possono essere l'acqua distillata o poi vediamo ad esempio il lattosio o qualche altro componente che serve all'industria farmaceutica per creare diciamo, quello che mettono in soluzione per poter inoculare il farmaco.
Anche qui abbiamo fatto il minimo e il massimo, anche qui abbiamo diviso tra quelli che sono noti alla comunità scientifica per essere tossici e quelli che sono noti per essere una reazione avversa. Andiamo avanti. Quindi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che al termine della profilassi vaccinale, sommando tutte le componenti dichiarate dai produttori, la quantità di adiuvanti più contaminanti più eccipienti va da 8,32 grammi, quindi in ordine di grandezza 1000 volte a quello del milligrammo, quindi da 8,32 a 8,42 grammi. Quindi questa è la quantità di materiale che viene iniettato al termine della profilassi vaccinale a un militare. Questo a livello teorico, basandoci sulla documentazione tecnica. Da questo conteggio abbiamo tolto quello che non potevamo vedere, le contaminazioni biologiche, i vari resti di DNA, le contaminazioni di virus, batteri, la quantità di antigeni e così via, perché non sempre la casa farmaceutica ci indicava quanta quantità c'era di quell'inquinante biologico. Sapeva che c'è, ci diceva, guardate che nel nostro farmaco ci potrebbero essere, non so, parte cellule di pollo, perché derivanti dalla cultura con cui ho fatto la cultura del virus o altri tipi di contaminazioni. Ci sono ad esempio culture di virus fatte con DNA umano, quindi tu ti ritrovi pezzi, frammenti di DNA umano all'interno del farmaco che poi viene inoculato e quello lì causa reazioni autoimmuni. Quindi questa cosa qui l'abbiamo analizzata per mancanza, diciamo, di documentazione tecnica, quindi l'abbiamo lasciata fuori, però la quantità è rilevante. E la domanda che ci siamo fatti è: nonostante alcuni componenti risultano comunque sotto la soglia e nonostante alcuni componenti della comunità scientifica non sono ritenuti né tossici né scatenanti reazioni avverse, una volta che li inoculi tutti insieme, può succedere che alcuni si combinino tra di loro? Può succedere che una nuova sostanza nata dalla mescolanza di altre sostanze generi una reazione? Questo non lo sappiamo, non possiamo saperlo perché non ci sono test. Non è che la casa farmaceutica si mette a sperimentare, verifichiamo se formaldeide più lattosio più un altro elemento in quale quantità mi genera una reazione da parte del sistema immunitario oppure da parte della persona oppure no. Quindi questa è una domanda che è rimasta invasa. Alla fine, dal conteggio, dal censimento totale degli elementi, abbiamo contato 93 componenti, di cui 13 noti tossici alla comunità scientifica e 23 noti scatenanti reazioni allergiche. Quindi per questi si ha la certezza che un pericolo c'è. Andiamo avanti. Poi abbiamo fatto la matrice dell'ipersensibilità, quindi abbiamo preso tutti i nostri foglietti illustrativi, tutte le schede tecniche che sono anche pubbliche sul sito di AIFA, ci siamo fatti dare da loro quelle ufficiali, che poi sono quelle pubblicate, e siamo andati nella voce del capitolo di ipersensibilità, abbiamo preso i componenti citati come scatenanti reazioni di ipersensibilità e li abbiamo messi in tabella. Per ogni elemento abbiamo detto quante volte viene citato da un farmaco, da un vaccino. Ad esempio la formaldeide è citata come sostanza da cui valutare l'ipersensibilità da 10 farmaci. Quindi vuol dire che effettivamente è da lì valutare questa formaldeide. Alla fine quanti sono gli elementi da valutare? 81. Sono 81 gli elementi per i quali bisogna fare una verifica di ipersensibilità prima di somministrare l'intera profilassi vaccinale. Andiamo avanti. Ora, è chiaro che se tu hai 81 farmaci, 81 elementi da verificare e 300.000 persone, la quantità di esami che devi fare è notevole, e questo voleva dire anche paralizzare l'arruolamento di un militare. Quindi cosa abbiamo detto? Questa verifica di ipersensibilità la si può fare come una verifica generale sul farmaco, quindi verifichiamo che il farmaco a contatto col sangue del militare non genera una reazione di qualsiasi tipo. Se non la genera, ok, se invece la genera, poi si va più a fondo a capire qual è l'elemento, perché se l'elemento è la formaldeide si escludono i vaccini con la formaldeide dentro, se l'elemento è il lattosio si escludono i vaccini con il lattosio e così via. Andiamo avanti. Poi abbiamo preso tutte le precauzioni d'uso, che sono le famose verifiche prevaccinali, che le case farmaceutiche chiedono di farle. Chiaramente non le trovate scritte come valutazioni prevaccinali, le trovate scritte come precauzioni d'uso perché stiamo parlando di un prodotto che viene consumato. Quindi siamo nella tutela del consumatore, quindi la precauzione d'uso è l'uso del prodotto. E
le abbiamo raccolte, abbiamo visto quali erano, quindi non so, un farmaco ti chiedeva di valutare sistema immunitario, un altro ti chiedeva di valutare malattie autoimmuni, un altro ti chiedeva di valutare l'assenza di patologie tumorali, l'abbiamo messa anche qua in una matrice e come nel caso dell'ipersensibilità abbiamo contato ogni volta che venivano, che erano ripetute. Andiamo avanti. Le abbiamo messe qui in una matrice e quindi vedete, ad esempio, un'immunosoppressione congenita, sono tre i vaccini che ti chiedono prima di somministrare, di verificare che vi sia l'assenza. Una terapia immunosoppressiva sono 10 i vaccini che ti chiedono di verificare se questa terapia è in corso o meno. E così via, siamo andati avanti. Andiamo avanti nelle slide. Quindi cosa abbiamo rilevato? Abbiamo contato e sono 22 le indicazioni di svolgere accertamenti prevaccinali volte a escludere l'esistenza di eventuali stati di immunosoppressione, 7 quelle che prevedono la preventiva valutazione dell'efficienza e l'efficienza del sistema immunitario, 3 quelle riferite alla necessità di escludere malattie autoimmuni, 9 quelle che dicono di escludere malattie oncologiche e 11 quelle che dicono di fare un'analisi eventuale dell'immunodeficienza. Quindi questo certifica che la casa farmaceutica ti chiede di verificare lo stato del sistema immunitario. Senza verificare lo stato del sistema immunitario tu non puoi usare il prodotto, sostanzialmente. Senza verificare l'ipersensibilità tu non puoi utilizzare il prodotto. Quindi queste due cose vanno fatte e se non le fai la responsabilità non è più della casa farmaceutica ma diventa tua. Quindi cosa abbiamo detto? Che tutti questi accertamenti devono essere fatti all'atto dell'arruolamento, devono essere richieste dal Ministro della Difesa con degli esami e devono essere poi i magazzini devono essere archiviati nel modulo di analisi militare di consenso informato. Quando il militare ha le analisi che il Ministero della Difesa gli ha fatto e gli dicono guarda tu se prendi tu non puoi prendere questi vaccini perché hai una risposta alla formaldeide, il tuo sistema immunitario è compromesso, hai una malattia autoimmune, gli dici autorizzi il Ministero della Difesa a farti la profilassi vaccinale, e se tu dici sì allora quale responsabilità è tua, ma tu puoi anche dire no. Quindi col consenso informato a quel punto tu dici no, perché sono stato informato dei rischi che ho e sottopormi alla procedura. Andiamo avanti. Abbiamo fatto quindi l'ultima analisi sulle reazioni avverse, nello stesso modo abbiamo censito ogni volta che venivano ripetute con la stessa probabilità di accadimento. Andiamo avanti. E sono ben 240. Come vedete, tanto per spiegarvi come abbiamo fatto, il dolore del sito di iniezione è ripetuto 13 volte dai foglietti illustrativi come reazione molto comune, quindi in 13 occasioni è una reazione molto comune, in una occasione è una reazione comune e in una è una reazione rara. Quindi facendo una media ponderata della probabilità di accadimento del dolore di iniezione è quasi scontato che quando tu fai il farmaco dirà mi fa male dove mi ha fatto l'iniezione. Quindi cosa vuol dire? Che questa matrice ti deve dare, se il Ministero della Difesa la facesse prima di somministrare la profilassi, avrebbe una ricognizione di quelli che potrebbero essere gli effetti avversi che gli potrebbero venire segnalati dai militari. Andiamo avanti, quindi abbiamo fatto le varie reazioni avverse, come vedete ci sono vari sindromi, neurite, encefalomieliti, sindrome di Guillain-Barré, andiamo avanti, varie paralisi, sclerosi multipla, mieliti e così via, andiamo avanti. Quindi che cosa abbiamo detto? Quindi abbiamo detto che quello che vi ho detto prima, che possiamo saltare. Ok, poi cosa abbiamo detto? Abbiamo verificato queste cose qui, verifichiamo che la condizione del monovalente monodose è stata rispettata, perché abbiamo l'elenco dei farmaci, ora possiamo verificare se questa prescrizione è stata rispettata. E questa prescrizione è stata rispettata, tranne che per due farmaci, che vengono ancora usati due trivalenti. Anche questa prescrizione è stata rispettata perché il trivalente non è un pentavalente. Però abbiamo detto, stiamo dalla parte della ragione, utilizziamo il principio di precauzione e diciamo anche questi due trivalenti qua monovalenti. Okay, e poi abbiamo detto, la nostra analisi che abbiamo fatto è un'analisi documentale. Noi volevamo andare a fare l'indagine con l'ispezione e il controllo del laboratorio, ma non abbiamo potuto farla. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, al termine della nostra relazione, che sia la comunità scientifica a validare i nostri dati con una prova sperimentale, perché non abbiamo potuto farla. Andiamo avanti. Quindi, alla fine che cosa ci mancava da capire? Effettivamente ci sono dei vaccini per cui il rischio è maggiore di beneficio? Sì, ci sono, e sono due, l'antinfluenzale e l'antitifica, perché questi due vaccini non funzionano. Quindi perché fare due vaccini che non funzionano a un militare dandogli dei rischi se poi non ha un beneficio? Quindi abbiamo detto, cara amministrazione della difesa, rifai la valutazione perché questi due farmaci non funzionano.
vai a vedere che se anche gli altri funzionano, fai un controllo effettivo che il farmaco che usi ti va a immunizzare il militare, perché se non lo vai a immunizzare, tu non gli stai facendo niente, non gli stai dando nessun strumento per abbattere il rischio di contrarre la malattia nel teatro di guerra. E fai anche il discorso, cambia la tua mentalità, non guardare la copertura vaccinale, quindi non è sufficiente che gli hai fatto la puntura, devi verificare che lui è immune, quindi passa da copertura vaccinale a immunizzazione. Andiamo avanti. E questo è l'analisi dei componenti, però il lavoro non era finito, perché la commissione aveva come obiettivo arrivare a una verità, a un punto fermo, a una conclusione dei lavori, perché era la quarta edizione e diciamo voleva che questa edizione fosse l'ultima, non si doveva ricominciare da capo nella legislatura successiva. Allora cosa ci ha detto il Presidente? Ha detto verificate che la concausa della vaccinazione possa o meno contribuire alle malattie che i militari hanno avuto nel corso della loro carriera. Allora cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto farci dare dall'amministrazione della difesa tutta l'anagrafica dei militari malati, con appunto nome, cognome, data di sorgenza della malattia, codice della malattia, se ha frequentato o meno il teatro di guerra, la data, se fuma, non fuma, se ha frequentato un poligono di tiro, eccetera. Abbiamo fatto l'analisi e abbiamo tirato delle conclusioni. Questa matrice di informazioni sui dati militari, come vi dicevo prima, è una matrice che è stata sottoposta a segreto, quindi ci è stata conferita con due chiavi di sicurezza. La prima è una password sul file contenuta in un CD, e la seconda è la password per aprire il file è stata consegnata a una persona diversa che è stata consegnata un CD, tutto nelle vacanze di Natale. Quindi questo è il modo con cui ci hanno consentito di lavorare, con molta difficoltà. Andiamo avanti. Facendo un'analisi statistica, questi sono i numeri assoluti, abbiamo contato quanti sono i militari malati nel corso degli anni per tumori maligni, andiamo avanti, e questa è la progressione, questo è il grafico più basilare che potevamo fare per far vedere l'andamento del numero di malati. Come vedete la progressione è lineare e dal 2013 al 2017 i malati sono quasi raddoppiati e continuano a crescere, nonostante... Quanti sono? Attualmente sono oltre 6.400 e i numeri, come vi dicevo, continuano a crescere nonostante la popolazione militare sia contenuta sempre in 300.000 unità e nonostante il fatto che quando un militare viene congedato esce da questa banca dati e entra nella banca dati civile. Quindi ci sono delle informazioni che escono e nonostante ci siano delle informazioni che escono continuano a entrare delle nuove informazioni che fanno crescere questo numero. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Andiamo avanti. Poi abbiamo isolato quelli che potevano essere le patologie correlabili alla vaccinazione dalla letteratura scientifica e abbiamo contato, ad esempio, le leucemie, 236 militari ammalati, 97 morti, patologie neoplastiche del sistema linfatico, 27 morti, 27 ammalati, 3 morti, linfomi, 846 ammalati, 91 morti, patologie neoplasie del sangue, 22 malati, 3 morti, patologie neoplastiche e tessuti molli, 118 militari ammalati, 21 morti. Andiamo avanti. Quindi la conclusione qual è stata? Che alla luce di tutti gli elementi raccolti, di tutte le analisi documentali fatte, di tutte le audizioni e tutto il materiale raccolto con l'ascolto dei militari malati, la Commissione conferma che vi sia un'associazione statisticamente significativa tra patologie neoplastiche e linfoproliferative e altre patologie, ad esempio quelle autoimmuni, e la somministrazione dei vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. La Commissione ritiene non poter escludere il nesso di causa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un caso di malattia da parte di un militare, l'amministrazione della difesa non può andare alla ricerca di un nesso di causa unico, deve verificare la multifattorialità delle cause e deve prendere in considerazione la vaccinazione come concausa. Questo vuol dire questa cosa qua. Abbiamo dovuto utilizzare una doppia negazione perché in Italia funziona così, non si può affermare qualcosa, bisogna sempre affermare con una negazione una cosa negativa, è un tipico modo italiano di esprimersi. Però non potevamo dire che la vaccinazione è un nesso di causa diretta, perché sapevamo che non è un nesso di causa diretta. Per dimostrare che è un nesso di causa deve essere dimostrato per quel caso. In quel caso lì, se le prove ti conducono a un nesso di causa diretta, lo puoi dimostrare. Ma in linea generale le vaccinazioni sono con causa della malattia dei militari. Quindi questa è quello che la Commissione ha concluso.
si può tranquillamente mutuare nel civile, perché anche nel civile è stata introdotta una clausola obbligatoria. Tutte queste analisi e considerazioni che abbiamo fatto, il Ministero della Salute dovrebbe farle al momento di scrittura del piano nazionale di prevenzione vaccinale, e come abbiamo raccomandato al Ministero della Difesa, anche le stesse raccomandazioni dovrebbero essere prese dal Ministero della Salute. Questo è quanto. Quindi io adesso rimango a disposizione per le domande, e quindi la mia presentazione è questa qui. Grazie.